Ciao, sono Linda Vetrano e sono uno dei mediatori culturali di Addio Pizzo Travel. Con loro mi occupo di accogliere visitatori che arrivano da ogni parte del mondo, persone che vogliono conoscere la Sicilia e saperne di più sul nostro territorio, persone che hanno voglia di ascoltare dalla bocca di chi ci vive come si convive con la mafia, ma soprattutto cosa si fa per combatterla. A queste persone racconto di Libero Grassi, di Padre Pino Puglisi, dell'impatto che le loro vite, come quelle di tanti altri, hanno avuto sul nostro territorio. Insieme andiamo a conoscere alcuni dei commercianti della rete Pizzo Free e insieme si parla della campagna Pago chi non paga e di come ciascuno di noi nel proprio piccolo può contribuire alla lotta contro la mafia grazie al consumo critico. In questi giorni anche io sto rimanendo a casa e ne sto approfittando per leggere e per continuare ad informarmi, così potrò rispondere sempre meglio alle domande che queste persone mi pongono ogni volta, sì, perché la parte più bella di questi incontri sono proprio le domande, da quelle più comuni, anche se non scontate, che mi vengono poste più spesso sulle origini della mafia, a quelle più curiose, come per esempio una volta mi è stato chiesto se i mafiosi hanno dei tatuaggi specifici di appartenenza ai vari clan. Per questo vorrei consigliarvi alcuni libri che sono molto utili per cominciare ad informarvi sull'argomento e a saperne un po' di più. Potete leggere per esempio Fac Mafia di Attilio Bolzoni, Mafia e antimafia ieri e oggi di Umberto Santino, Cosa Nostra spiegata ai ragazzi, che è la trascrizione di un incontro del giudice Paolo Borsellino con i ragazzi di una scuola superiore. Se anche voi siete tra quelli che hanno sempre avuto delle domande sulla mafia, ma che in un modo o nell'altro non le hanno mai fatte, è arrivato il momento, scrivetecele nei commenti. Torneremo presto ad andare in giro insieme per Palermo e parlarne di persona, ma nel frattempo leggete, restate curiosi e fate sempre tante, tante domande. Ciao!